Tutti contenti che è tutto aperto di nuovo, meno male. Se non fosse per le mascherine che indossano tutti e per il distanziamento, si direbbe un normale fine settimana di maggio. Che queste aziende avevano adesso veramente bisogno di aprire. Tra una polemica e l'altra, Bolzano si smarca dal resto d'Italia e in autonomia anticipa i tempi e da oggi alza le saracinesche. Speriamo che la gente dopo questo lungo periodo di riposo abbia l'entusiasmo di vedere di nuovo le nostre botteghe aperte, anche noi avevamo tanta voglia di aprire. Io non ho paura, però si deve stare attento, basta tu devi portare la mascherina e... Lunedì toccherà parrucchieri, centri storici, bar, ristoranti e musei. Noi eravamo in cassa integrazione per 2 mesi quasi e adesso speriamo che lo Stato ci aiuta. Basta che ognuno pensa per se stesso e anche per gli altri. Il negoziante mi ha detto che ha pianto per una settimana quando ha dovuto chiudere il negozio. Una decisione che non è piaciuta proprio a tutti. Sì, secondo me è bellissimo che i negozi rimangano chiusi. È una città bellissima così. Esco tutte le mattine, uscivo quando non c'era nessuno, mi piaceva tantissimo.